Nel primo libro della Bibbia, la Genesi, si raccontano molte storie affascinanti. Non solo quella del diluvio universale e di Noè, che salvò l'umanità dall'estinzione. Si racconta anche che gli uomini cercarono di erigere una torre che toccasse il cielo. Quella costruzione è nota come Torre di Babele. Fa dovere notare come il racconto della Bibbia, su uno dei manufatti forse più noti della storia dell'uomo, sia estremamente scarno. Occupa poche righe del capitolo 11, che esordisce così. Tutta la terra aveva un medesimo linguaggio e usava le stesse parole. A quei tempi gli uomini, che erano i discendenti di Noè, si stabilirono nella regione del Sannar, vale a dire nella Mesopotamia. Qui decisero di erigere una torre, la cui cima penetri il cielo. Dio osservò quello che stavano facendo gli uomini e non ne rimase contento. Non voleva che si stanziassero in un solo luogo. Così disse: «Scendiamo e confondiamo lì il loro linguaggio, in modo che non si intendano più gli uni con gli altri». Gli uomini allora si dispersero su tutta la terra e la città che avevano costruito e la sua torre vennero chiamate Babele, perché questo termine in ebraico vuol dire confusione. Da allora quindi gli uomini della terra non hanno più modo di comprendersi gli uni con gli altri, poiché ogni nazione parla un linguaggio diverso. Come molti studiosi sono partiti alla ricerca dell'Arca di Noè, molti altri hanno cercato di identificare la Torre di Babele. L'attribuzione comunemente più accreditata è con lo Ziggurat e Temananki, che si trova in Iraq. Questa grande piramide a gradoni era la più grande e importante di Babilonia, ma non tutti sono concordi con l'identificazione con la Torre di Babele. Quasi tutti però sono propensi a credere che il resoconto biblico parli davvero di un'imponente costruzione. D'altro canto, il mondo antico è pieno di piramidi e con la loro maestosità sono sopravvissute al trascorrere dei secoli fino ad oggi. Inoltre, di questa torre si parla anche in altre fonti, ad esempio nei Libri Sibillini di Roma, testi sacri che costituivano una raccolta di tutta la saggezza del mondo antico. Questo avvalora la tesi che, ancora una volta, non ci troviamo di fronte ad una pura invenzione, ma al ricordo confuso di qualcosa accaduto in epoche molto, molto lontane, da chi scrive e racconta. Per quanto non abbia senso cercare la Torre di Babele altrove, se non dove la colloca la Bibbia, vale a dire tra i fiumi Tigri ed Eufrate, va detto che esiste una piramide che per dimensioni più delle altre potrebbe far pensare a questa costruzione ambiziosa dell'uomo. Si trova però praticamente dall'altra parte del mondo, ovvero in Messico. È la Grande Piramide di Cholula. Fatto curioso è molto meno nota delle piramidi azzeche e di quelle egizie, però le batte tutte in quanto ad imponenza. È alta ben 64 metri e occupa una superficie vasta 4 volte quella occupata dalla piramide di Cheope, che è di gran lunga più famosa. Oggi appare come una collina ricoperta di erba. Sulla sommità di questa costruzione si venerava il dio Sole. Da un manoscritto del XVI secolo, redatto da un missionario venuto a colonizzare il Nuovo Mondo, apprendiamo la storia della costruzione di questo edificio così come era narrata dai nativi del luogo. Il sacerdote, infatti, raccolse la testimonianza di un anziano di Cholula, che aveva oltre 100 anni. Questi disse che, in antichità, uomini di sproporzionata statura decisero di viaggiare verso ovest e verso est per scoprire dove il sole sorgesse e dove tramontasse. Però il mare impedì loro il cammino. Tornarono a Cholula, tristi per non aver potuto afferrare il sole. Per riuscirci lo stesso, allora eressero la piramide. Gli abitanti del cielo, furiosi per una simile tracotanza, dispersero quegli uomini per tutti gli angoli della terra. Il racconto del vecchio abitante di Cholula assomiglia tanto a quello biblico della Torre di Babele.
Ancora una volta, così come accade per il racconto del grande diluvio, le leggende precolombiane rispecchiano in modo fedele una narrazione che invece è stata elaborata all'altro capo esatto del globo, ad ovest e ad est, dove il sole tramonta e dove il sole sorge. Forse, così come ipotizzò Ignatius Donnelly, ci troviamo ancora una volta di fronte allo stesso ricordo di un evento accaduto altrove. Quell'altrove potrebbe essere Atlantide, abitata da uomini che avevano una civiltà molto più evoluta di coloro che sarebbero venuti dopo. Quello che gli Atlantidei erano stati capaci di fare divenne un racconto mitico e favoloso per il semplice motivo che nessuno sapeva più come fare le stesse cose. Le tracce di quella popolazione, oramai perduta, vennero allora cercate in manufatti successivi, ma che erano stati eretti da chi ancora rammentava quella grandezza, pur non avendo più i mezzi per eguagliarla. Ad Atlantide tutti parlavano la stessa lingua. Quando ciò che era stato costruito su quell'isola venne distrutto, l'unità andò persa. Esistono luoghi al mondo che affascinano i viaggiatori non solo per la loro bellezza, ma anche per il loro innegabile magnetismo. Anche il viandante più distratto e navigato non può non avvertire la potenza che si sprigiona dalla grande roccia che gli aborigeni australiani chiamano Uluru. L'Australia per noi è il continente nuovissimo. Questo perché, fino al XVII secolo, per quanto se ne sospettasse l'esistenza, nessun europeo ci aveva mai messo piede sopra. Naturalmente, ciò non vuol dire che sia davvero un luogo nuovissimo, tutt'altro. L'Australia è abitata da oltre 40.000 anni. Ciò nonostante, i primi esploratori naturalmente diedero un nuovo nome e quasi tutto quello che si trovarono davanti. Questo accadde ad esempio quando William Goss, nel 1873, condotto dal suo cameliere afghano Kamaran, vide per la prima volta la grande roccia di arenaria che gli aborigeni chiamano Uluru. Senza nemmeno chiedersi se per caso non avesse già un nome, lui la ribattezzò Ayers Rock, roccia di Ayers, dal nome del primo ministro dell'epoca. Uluru, in lingua aborigena, ha un significato assai più affascinante. Vuol dire soltanto strano. Perché, a dire il vero, questo monte è davvero strano. La sua formazione geologica resta piuttosto misteriosa. La mitologia che lo circonda è ricchissima. Per gli aborigeni, Uluru è un luogo sacro, legato a quello che chiamano il tempo del sogno. Uluru si trova praticamente al centro del continente australiano, in mezzo ad una pianura desertica che lo rende ancora più evidente ed alieno. È alto circa 390 metri, la sua circonferenza misura 9 km, ma la prima cosa che i visitatori notano è la sua colorazione. La roccia di Uluru è arenaria, ricca di feldspati, il che le dà un riflesso rossastro. Ma non solo. A seconda di come cambia la luce del giorno, dall'alba al tramonto, le colorazioni del sito cambiano continuamente. Variano dal violetto all'indaco all'arancio intenso. Sembra quasi impossibile che in natura qualcosa possa assumere una colorazione del genere. Altra peculiarità di Uluru è che potremmo definire questo monolite un iceberg, solo che non è fatto di ghiaccio. Si tratta di un unico blocco conficcato nel terreno. Si è ipotizzato che sia un enorme meteorite caduto sulla Terra. Forse un tempo era una luna. Non ci si stupisce quindi che qualcuno abbia pensato che abbia portato con sé creature aliene.
Oppure è possibile che un tempo la roccia si trovasse sul fondale dell'oceano, come dimostrerebbe il fatto che gli strati che oggi appaiono verticali un tempo erano orizzontali. Ciò spiegherebbe anche il perché delle strane cavità e della conformazione particolare che assume la roccia, tanto da essere definita da alcuni una scultura vivente. Gli aborigeni non condividono le loro conoscenze con i profani, che chiamano Piranipa. Però sappiamo molto della loro mitologia, che tende a spiegare ogni singola conformazione che assume Uluru come conseguenza di azioni compiute in un'epoca remota dai loro antichi progenitori. Durante il tempo del sogno esistevano tribù diverse che facevano guerra tra di loro. Le più importanti erano Kunia e Iliru. I segni rimasti su Uluru sono quelli inflitti dalle lance dei Iliru. I Kunia erano anche detti la tribù del serpente, animale totemico di grande importanza per gli aborigeni. Le storie che si potrebbero raccontare su queste e altre tribù sono innumerevoli. Quello che gli aborigeni si tramandano, anche attraverso pitture rupestri realizzate nelle grotte, è la conseguenza di come il mondo, il loro mondo, abbia avuto inizio. Nella mitologia australiana si parla di persone venute da lontano che hanno plasmato i luoghi e dato forma all'umanità così come è oggi. Purtroppo, molto spesso il turismo non ha rispetto di ciò che per altri è sacro. Per fortuna, ad Uluru alcune cose stanno per tornare al loro posto. Già da alcuni anni è stata ripristinata la sua antica e originaria denominazione. Non più Ayers Rock Uluru, ma Uluru Ayers Rock. Certe priorità sono ristabilite. Inoltre, così come da tempo chiedevano le popolazioni aborigene, scalare la montagna sacra sarà vietato. I turisti potranno osservarla, ammirarne i colori incredibili e le strane forme rupestri, ma non potranno più salire sulla sua cima. Tutto ciò ci fa anche capire che il mistero di Uluru per noi resterà un mistero. Secondo alcuni degli scrittori che hanno parlato di Lemuria, il continente che un tempo doveva esistere nell'Oceano Pacifico, i Lemuriani abitavano in una vasta serie di gallerie scavate nel sottosuolo. Questa è ad esempio l'ipotesi avanzata nel 1894 da Frederick Spencer Oliver nel suo romanzo A Dweller Two Planets, dove però parlava della California. Secondo gli aborigeni australiani, al principio non vi era nulla se non un'ampia pianura. Un giorno il sole illuminò la pianura, la terra sussultò, si aprì e apparvero le creature che avrebbero dato origine a tutto ciò che è. Emersero dunque dal sottosuolo. Ma anche volendo dare una lettura diversa, furono generate da un cataclisma che aprì la terra. Forse l'evento che causò la fine di Lemuria? Sappiamo infatti che a differenza di Atlantide, Mu non si inabissò, ma fu smembrata dai venti tellurici e forze cosmiche non meglio definite. Forse la verità però la sanno solo gli aborigeni australiani. Quelli che noi riteniamo rozzi e arretrati, quelli a cui vogliamo usurpare persino i nomi della loro terra. Mentre invece loro conservano una memoria che tutti noi abbiamo smarrito. Il 12 settembre del 1952, esattamente alle ore 19:15, i fratelli Edward e Fred May, insieme al loro amico Tommy Eyer, individuarono un oggetto luminoso nel cielo. I tre ragazzi, di 13, 12 e 10 anni, seguirono l'oggetto luminoso con lo sguardo e lo videro precipitare su una collina nel terreno che apparteneva al contadino Bailey Fisher. In quel momento non avrebbero mai potuto immaginare che si sarebbero ritrovati al cospetto del mostro di Flatwoods.
I tre ragazzi, increduli e persino impauriti da quello che avevano visto, corsero dalla madre dei fratelli May e gli riferirono ogni particolare di cosa avevano appena visto. Incuriosita, la signora Kathleen May, accompagnata da Neil Nollio, di 14 anni, Ronnie Shaver, di 10 anni, i figli, Tommy Eyre e una guardia nazionale del West Virginia, Jane Lemon, si diressero alla fattoria del contadino Bailey Fisher per capire cosa avessero davvero avvistato i tre ragazzi. Quando il gruppo di curiosi era ormai a meno di mezzo chilometro dal luogo dell'impatto, il cane di Jane Lemon iniziò ad abbaiare in modo frenetico. Sembrava spaventato da qualcosa che si trovava proprio nel luogo dello schianto. Arrivati sulla collina, videro una sfera di fuoco pulsante a una quindicina di metri sulla loro destra. Di colpo, Jane Lemon scorse nel buio tra gli alberi due occhi luminosi rossi, come quelli di un animale. Inizialmente pensò che potesse trattarsi di un opossum o di un procione, ma quando puntò la torcia verso gli alberi, la luce mostrò una figura umanoide. Secondo i racconti dei testimoni, avevano visto una spaventosa creatura che emise un sibilo acuto e sinistro prima di muoversi verso di loro. Loro, in preda al panico e terrorizzati dalla creatura, fuggirono verso casa. Più tardi avrebbero detto di aver visto una nebbiolina nella zona e di aver sentito un forte odore nauseante e irritante. «Quella creatura era più terrificante di Frankenstein», disse la signora May. Dopo aver incontrato il mostro di Flatwoods, alcuni membri del gruppo riportarono di soffrire sintomi simili tra loro, che persistettero per un po' di tempo attribuiti all'essere stati esposti alla nebbia emessa dal mostro. I sintomi includevano irritazione al naso e bruciore alla gola. Jane Lemon soffrì di vomito e convulsioni per tutta la notte seguente all'avvistamento alieno ed ebbe problemi alla gola per le settimane successive. Dai racconti dei testimoni, il mostro di Flatwoods sembra sia alto almeno 2 metri, con un corpo nero, un viso rosso scuro e grandi e luminosi occhi rossi. Alcuni lo hanno descritto con la testa allungata a forma di diamante e con occhi non umani. Sembra che dietro la testa avesse una sorta di carenatura. Indossava un esoscheletro a pieghe scure, descritto poi come una sorta di ombra. A causa della sua incredibile velocità, lo descrissero privo di armi, con braccia lunghe, quasi filamentose e lunghe dita con artigli. Quando più tardi lo sceriffo tornò a controllare, accompagnato da alcuni uomini armati, non trovò nulla. Soltanto il giornalista di un quotidiano locale, Lee Stewart, notò il giorno seguente 2 solchi paralleli e una macchia oleosa dove i solchi si interrompevano. Siccome non si trattava di una strada trafficata, ipotizzò che quelle potessero essere le tracce lasciate dall'UFO al momento dell'impatto. Dopo l'evento, William e Donna Smith, associati a Civilian Saucer Investigation, scoprirono altri testimoni che dissero di aver vissuto esperienze simili e correlate. Una madre e sua figlia 21enne affermarono di aver incontrato una creatura con lo stesso aspetto del mostro di Flatwoods prima dell'incidente del 12 settembre. La madre riferì che la figlia si era talmente spaventata da essere costretta a un ricovero ospedaliero per 3 settimane. Riportarono inoltre la dichiarazione della madre di Jane Lemon, la quale disse di aver sentito la sua casa tremare poco tempo dopo l'incidente e di aver avuto la radio fuori uso per 45 minuti. Anche il direttore del Board of Education affermò l'avvistamento di un UFO alle 6:30 del 13 settembre, la mattina successiva all'avvistamento della creatura aliena. La vicenda non venne considerata molto importante dall'aeronautica militare. Il caso che riguarda il mostro di Flatwoods fu archiviato con troppa superficialità. I testimoni però non scorderanno mai la notte del 12 settembre 1952.